Dopo la rapina, venerdì pomeriggio, alle poste in via Monsignor Felice Romano, Torre del Greco, questa mattina le telecamere di TV City hanno raccolto la voce dei cittadini in fila all'esterno dell'ufficio. Non sono mancati attimi di panico e di paura. Sul caso indagano i carabinieri. Lei era presente? Parlando con quei due signori anziani che erano presenti, mi hanno spiegato questi. Dice, noi abbiamo visto perché ci siamo scappati. C'è stato il panico. E infatti dice, dopo rubato la porta di ferro, come si dice il proverbio. Dopo rubato mettono la porta di ferro. Che stamattina hanno preso dei provvedimenti? Hanno messo una porta, diciamo, esterna, quindi filtrano le persone prima che entrano all'interno. Quindi è una cosa buona, però per gli anziani che stanno fuori al freddo non la vedo tanto bene. C'era tanta paura, me ne scappai. Era presente? No, non vidi niente, sì, da lontano c'era gente, non volli stare. Poi là, da lontano mi allontanai e sentii tante grida e cose, ma non esiste. Ha avuto paura? Figurati, se era lei, tanta paura. È stata sempre una zona tranquilla, ma che è successo questo, che vi devo dire, non lo so. Ogni tanto il direttore apre e fa entrare qualcuno, giustamente, probabilmente hanno paura. Prima non funzionava così. No, no, no. No. Le porte erano aperte. Sì, assolutamente sì. Di solito è una zona tranquilla. Da quando sono venuto, ogni mese è stato sempre tranquillo. Quando loro sono entrati, stavo proprio a fianco a loro. Ha avuto paura? Tanta, tanta, tanta paura. Tanta, tanta paura. Stamattina le porte sono chiuse, è vera questa cosa? C'è la direttrice che fa entrare due persone alla volta. Di solito non è così. No, di solito è tutto aperto. Di solito in questa zona non No, succedono queste mai, mai, cose. mai. È una zona tranquilla. Sempre, sì. Non si sentiva da parecchio tempo. Ma mi è sembrata una cosa molto strana, perché questo ufficio postale è blindatissimo. Come lei vede, la gente è in fila e non si può entrare normalmente. Come sia stato possibile che qualcuno si sia infiltrato nelle poste italiane qui a Torre del Greco di pomeriggio è davvero inspiegabile. C'è stato panico, paura qua in zona? Noi quasi non ci siamo accorti di niente perché io venivo poi dal lavoro e ho visto mia madre che abita qui vicino e lei ha detto no, non ci siamo accorti quasi di niente. Però ho visto delle auto, dei carabinieri, polizia, eccetera, ma non c'era un grande allarme, almeno non mi è sembrato. Mi rendo conto che la gente non è trattata come dovrebbe essere trattata e soprattutto gli anziani. Che cosa dobbiamo fare per migliorare questa piccola città? Che ha tanti abitanti, tanti anziani, molti giovani sono andati via. Chiedo che questa città diventi una vera città.